Siamo con le immagini sulla pista di Gioiella presso Castiglion del Lago per il debutto iridato del motocross classe 125, la prima prova del campionato del mondo di motocross della classe più piccola. È già partito il mondiale cross 250 e la classe 125 si presenta con delle premesse particolarmente interessanti per i colori italiani. Piloti tutti in grado di vincere il titolo mondiale, un gruppo capitanato da Alex Puzzar, ormai tornato alla grande dopo aver disputato in maniera egregia le prove preparatorie al campionato del mondo. Quindi Chicco Chiodi con la Yamaha del team Rinaldi, Puzzar con la Honda, Chicco Chiodi con la Yamaha del team Rinaldi, vice campione del mondo della classe 125 alle spalle di Bob Moore, che è passato nella 250, e i rincalzi rappresentati soprattutto da Claudio Federici, da Eric Camerlengo e da altri nomi dello scenario italiano, piloti più giovani come Ravaglia, Belometti e tanti altri. Ma in questa prima manche della prima prova del campionato del mondo di motocross qui sul circuito di Gioiella, che vide anni fa il debutto vincente in condizioni estremamente proibitive, con una pista invasa dal fango, proprio il debutto di Jean-Michel Bahil, che poi dopo aver vinto i titoli mondiali in Europa finì negli Stati Uniti d'America, dove confermò il suo talento vincendo in due anni, al secondo anno di presenza nella mischia dei fuoriclasse statunitensi, anche il titolo del Supercross USA. Poi ora è impegnato nella velocità. Dice questo accenno storico della pista di Gioiella, che è una di quelle che tradizionalmente ospitano prove mondiali, prova del suo livello qualitativo. Ed è giusto quindi debuttare su questo tracciato per questa stagione della 125, che vede, come abbiamo accennato, piloti italiani sicuri protagonisti. Saranno i vecchi esperti, vecchi tra virgolette, Puzzar e Chiodi, o i giovani? Da queste immagini già vediamo che Eric Camerlengo con il numero 30 in sella ad una Yamaha si è piazzato immediatamente alle calcagne di Alex Puzzar, alle sue spalle il suo compagno di squadra Claudio Federici, un'accoppiata assolutamente entusiasmante questa dei due giovani. 19 anni per Claudio Federici, vediamo in pista con il numero 15, e 18 anni per Eric Camerlengo, quindi due piloti assolutamente agli esordi sullo scenario internazionale, anche se sia l'uno che l'altro hanno partecipato nella passata stagione ad alcune prove mondiali. Per quanto riguarda il giovane Claudio Federici, con il numero 15 ora in terza posizione, vanta già un record in campo internazionale, è stato il primo junior ad ottenere in una prova mondiale una pole position. Accadde questo nel Gran Premio di San Marino dello scorso anno. Ha disputato 4 gare nel campionato del mondo della passata stagione, sempre nella classe 125, giungendo 15°. Poi però purtroppo Federici è stato vittima di un incidente stradale nel quale si è fratturato tibia e perone della gamba destra. Ciò ha consentito ad Eric Camerlengo, pilota pescarese di 18 anni, molto giovane, di essere selezionato dal talent scout Claudio De Carli, un altro nome che è suonato spesso nelle cronache sportive degli anni passati, ma soprattutto per essere stato il primo pilota italiano a conquistare la vittoria in una prova mondiale della 500. Avvenne nell'87 a Ponte ad Egola. Claudio De Carli si è ritirato alla fine dell'89 e quindi si è impegnato nel ruolo di team manager, come hanno fatto del resto Corrado Maddi, che è il patron di Alex Puzzar, ora in testa nell'avvio di questa prima manche della prima prova del campionato del mondo di motocross classe 125, e come ha fatto anche, ormai è risaputo, Michele Rinaldi, che è il team manager di Chicco Chiodi, che mentre scorrono le immagini, siamo nei primissimi giri della prima manche, siamo al secondo giro della prima manche,
che si sta completando in questo momento. Chiodi, dopo una brutta partenza, occupa la settima posizione in sella alla Yamaha. Quindi ecco Camerlengo che si avvicina ad Alex Puzar. Ed Alex Puzar quindi si trova subito impegnato da questi giovani emergenti e vede Camerlengo passarlo all'interno e prendere il comando di questa corsa. Dicevamo di Camerlengo che è stato scoperto e valorizzato da Claudio De Carli proprio in sostituzione, in virtù di questo incidente che aveva tolto provvisoriamente di mezzo Claudio Federici. Camerlengo è stato quindi impiegato da Claudio De Carli sulla moto che era stata di Federici e da qui è nato poi l'impegno per questa stagione di impiegare entrambi i due giovani piloti, i due giovani piloti che vivono ormai in simbiosi e è consolidato il costume nel motocross, lo ha lanciato Michele Rinaldi, ora sullo stesso schema si sta muovendo Corrado Madia e anche Claudio De Carli ha stabilito praticamente una sorta di convivenza con questi due atleti che vivono nell'ex reparto corse del pilota romano e tra i quali c'è una notevole armonia. Abbiamo visto intanto che anche Claudio Federici ha superato Alex Puzar. In questo momento il pilota di Cuneo, già campione del mondo, evidentemente campione del mondo della 250, evidentemente spera in una sfuriata dei due giovani entusiasti con la previsione di poter recuperare alla distanza. Ed era questa anche una delle valutazioni più diffuse intorno al campo di Gioiella, vedendo questi due giovani 18 e 19 anni, 19 anni per Federici, 18 per Camerlengo, 8 mesi più giovane di Federici. Un classico del debutto dei giovani nel mondiale. Quindi si adatta al ruolo di osservatore privilegiato della corsa dei due giovani debuttanti Alex Puzar, ma vediamo che l'entusiasmo di Federici e anche di Camerlengo li porta anche a mantenere il tono con delle esibizioni non strettamente necessarie. Sono comunque esibizioni che, come dico, sono importanti per mantenere alta la temperatura psichica in un confronto così serrato come quello che stiamo vedendo su una pista di motocross molto impegnativa come quella di Gioiella. Alex Puzar in terza posizione, siamo nel quarto giro di questa prima manche. Le manche del mondiale sono tornate ad essere di durata classica, 40 minuti più due giri, lo scorso anno erano 30 minuti più due giri, due anni fa tre manche. Siamo nel quarto giro, dicevamo, Alex Puzar ora alle prese con Chicco Chiodi, i due rivali, quelli che erano stati pronosticati come i due principali rivali di questo campionato del mondo della classe 125, eccoli impegnati. Chicco Chiodi ha appena superato, si è portato in terza posizione davanti a Alex Puzar. Alex Puzar vede il pericolo di un passo falso, di un errore che possa compromettere anche questa stagione dopo tre stagioni abbastanza critiche per l'ex campione del mondo e quindi preferisce puntare al risultato sicuro, in posizione di attesa pertanto in questa fase centrale della prima manche con Chicco Chiodi che si porta in terza posizione mentre sono in fuga i due giovani Camerlengo e Federici. Federici con il numero 15, Camerlengo con il numero 30, li vedremo fra poco con i colori del Team Motor Show dell'ex pilota Claudio De Carli, come in sella a moto di ex piloti di grande prestigio dello scenario italiano sono Chicco Chiodi e Alex Puzar in lotta per la terza posizione. Ecco Federici al comando della corsa, una guida molto sicura, quella del pilota romano, campione italiano junior nella passata stagione,
e come campione italiano junior iscritto ad alcune prove del campionato del mondo, ripeto, 4 gare, 15° in classifica generale alla fine della stagione. Di Claudio Federici si è parlato abbastanza nell'ambiente alla fine della passata stagione, si pensava che avrebbe potuto recitare un ruolo di primo piano nello scenario iridato, ma non si pensava che già al debutto avrebbe potuto recitare il ruolo di Lepre, andare in fuga con tanto margine di vantaggio su fuoriclasse consacrati come Chiodi e Puzzar. Vediamo Camerlengo ora alle prese con i due piloti più esperti che vengono fuori alla distanza, Camerlengo in terza posizione distanziato da Federici, che invece continua a mantenere un ritmo molto elevato nonostante passi il tempo. Per quanto riguarda Alex Puzzar, va segnalato, è importantissimo il fatto che abbia corso in condizioni fisiche menomate. In prova mercoledì era caduto battendo violentemente la schiena e ha gareggiato con una lesione abbastanza importante alle vertebre, per fortuna non una lesione a rischio, però una lesione che comunque gli consentiva a fatica di camminare. È stato trattato dalla clinica mobile con antidolorifici e lo stesso Puzzar si è poi stupito del rendimento che è riuscito ad esprimere. Quindi va anche alla luce di questa vicenda, va valutata la prestazione di Puzzar, che, lo ripeto, ha iniziato la stagione alla grande, vincendo negli assoluti d'Italia davanti ad Andrea Bartolini e Bob Moore. Per quanto riguarda invece Chicco Chiodi, negli assoluti d'Italia si è piazzato al 6° posto. Ha vinto Puzzar anche la prima manche dello Star Cross a Mantova, piazzandosi però al 3° posto perché si è dovuto ritirare nella seconda manche. Chicco Chiodi è apparso comunque anch'egli in gran forma. Per quanto riguarda gli altri piloti, gli stranieri, numerosi, naturalmente stiamo vedendo solo piloti italiani poiché essi hanno preso in mano la corsa, ma nella griglia di partenza c'erano piloti in rappresentanza di tutte le principali nazioni europee. Le circostanze hanno voluto che tutti gli italiani fossero concentrati nelle prime posizioni. Questo lascia intravedere un epilogo del campionato del mondo che si risolverà in questa cilindrata in una lotta fra piloti italiani. Intanto vediamo Camerlengo attaccato da Chiodi e Puzzar immediatamente alle sue spalle, che approfitta di questo, o tenta di approfittare di questo inciampo di Chiodi per sferrare un attacco, un tentativo che ha bisogno di una replica, che però poi risulta vincente, e quindi Alex Puzzar si porta alle spalle di Camerlengo in terza posizione davanti a Chiodi. Siamo al 12° giro dei 18 sui quali si svilupperà la gara, 40 minuti più due giri, ed ecco Claudio Federici, il pupillo di Claudio De Carli e di Sandro Celestini, gli animatori del team Motor Show, che quindi puntano ad una affermazione mondiale già con questo exploit. Il percorso del campionato del mondo della 125 è lungo, si gareggerà domenica prossima in Spagna, poi una difficile trasferta in Argentina alla fine d'aprile, quindi Polonia, Olanda, Ungheria, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, e il 2 luglio a San Marino. Una grande occasione per rivedere i protagonisti italiani del campionato del mondo della 125 a 3 prove dalla conclusione che avverrà il 13 agosto in Germania. Per quanto riguarda invece le altre cilindrate, la 250 ha visto
Già la doppia vittoria del belga Bervets davanti a Nicole De Maria, Volan e Beirer, con il migliore degli italiani, Bartolini, in decima posizione nella prima prova spagnola. Il campionato del mondo della 250 passerà in Italia il 30 di aprile a Maggiora, non ci sarà la prova di San Marino, e per quanto riguarda la 500 l'11 di giugno si gareggerà a Cingoli. Siamo ora assistendo al confronto tra Alex Puzzar e Camerlengo. Alex Puzzar si è ripreso dopo una fase in cui lo abbiamo visto controllare i giovani avversari. Ora tenta il recupero su Camerlengo, 19enne di Pescara, quarto negli assoluti d'Italia del 94, dopo aver sostituito appunto in questo torneo Claudio Federici, infortunato in un incidente stradale. È stato quella la circostanza che ha offerto a Camerlengo l'opportunità di programmare una bella stagione mondiale a 18 anni, programma non da poco per un giovane, e questo c'è da dire che l'intuito di un pilota che ha sofferto molto all'inizio della sua carriera come Claudio De Carli è stato determinante appunto nella capacità di valutare le possibilità di questo giovane pilota. Camerlengo ora deve difendersi da Alex Puzzar, come abbiamo accennato corre con una menomazione della quale forse non si rende particolarmente conto dopo il trattamento antidolorifico, ma in ogni caso una situazione che certamente inibisce sotto il profilo dell'aggressività agonistica, dovrebbe almeno, e invece a giudicare da queste immagini vediamo che Alex Puzzar non intende fare regali al giovane rivale. Che a sua volta non si sente intimidito dalla presenza di un avversario blasonato. Tenta all'esterno Puzzar, all'esterno si va più veloce ma si fa più strada, all'interno Camerlengo riesce a riprendere bene velocità in accelerazione. E sembra addirittura che riesca ad allungare sull'ex campione del mondo. Porta colori del team Maddi, mentre vediamo già distanziato Chicco Chiodi in quarta posizione. Salti spettacolari sul traguardo di Gioiella a Castiglion del Lago, sulle rive del lago Trasimeno. Ecco l'attacco di Puzzar che si fa più incisivo, cerca di prendere la stessa traiettoria di Camerlengo per uscire poi più veloce, ma Camerlengo è pronto, non si perde d'animo, neanche perde concentrazione, continua a regolare nel migliore dei modi la sua andatura evitando di aprire varchi all'avversario. Per quanto riguarda i mezzi meccanici, la dotazione di Camerlengo è una Yamaha, si trova ora in seconda posizione, lo vedete nella classifica al 14° giro, il servizio della Federazione Italiana Cronometristi, una Yamaha di quelle normalmente in commercio, sulla quale sono state poi
applicate le cure necessarie per renderla adatta ad un uso agonistico così sofisticato. Vediamo che Puzar si porta in seconda posizione, ma Camerlengo mantiene il controllo. Per quanto riguarda Puzar, dispone di una onda standard anch'egli, sulla quale però ha voluto, prima di siglare l'accordo con Corrado Madì, la dotazione di sospensioni particolari adatte al suo tipo di guida, e che solo la Showa, la casa costruttrice giapponese, poteva fornirgli. Questo gli è stato accordato e quindi possiamo considerare il mezzo di Alex Puzar ufficiale solo per quanto riguarda le sospensioni. È stato comunque molto convincente Alex Puzar in questa gara, anche se il protagonista assoluto, il pilota che ha destato il maggiore entusiasmo, è stato Claudio Federici, che non vediamo in queste immagini poiché è stato elevatissimo il margine di vantaggio del pilota romano nei confronti degli inseguitori. Non solo, ma Claudio Federici è riuscito a mantenere un ritmo costante anche nella seconda parte della gara, riuscendo a guadagnare un secondo e mezzo ogni giro sugli inseguitori. Vediamo ora Camerlengo alle prese con Chicco Chiodi, che nel frattempo si è riportato a ridosso del più giovane collega, che evidentemente qualcosa in più rispetto al compagno di squadra risente alla distanza. Tra l'altro c'è da dire che Chicco Chiodi e Camerlengo sono impegnati anche da una rivalità interna, in quanto Chiodi dispone di una Yamaha ufficiale affidata al team Rinaldi e Camerlengo dispone di un'altra Yamaha che però all'interno dei compagni di marca va considerata rivale. Pertanto tra i piloti in sella alle Yamaha ovviamente si crea quella rivalità in base alla quale uno vuole prevalere sull'altro per dimostrare che a parità di mezzo c'è una differenza nello stile di guida, nella capacità di ottenere prestazioni migliori. Quindi Chicco Chiodi non ci vuole stare a vedere il giovane rivale in sella ad una moto pressoché identica davanti a lui, e Camerlengo del resto vuole dimostrare la sua superiorità anche a parità di mezzo. I due inseguono Alex Puzar, che cerca di consolidare la sua seconda posizione dietro ad un Federici assolutamente imprendibile in questa prima manche. Una prima manche che, come abbiamo visto, ha avuto un avvio regolare, che non ha falsato di molto la situazione, anche se c'è un penalizzato, un altro pilota molto atteso alla prova, che era l'americano Jimmy Button in sella ad una Honda, molto atteso perché si tratta di un pilota del cross statunitense, arrivato anch'egli in Italia, ora vive a Chivasso. Jimmy Button è partito molto attardato con la sua Honda numero 59, è transitato al 12° posto al primo giro. Intanto vediamo che scattano i due giri finali di questa prima manche. Dicevamo di Jimmy Button, altro pilota statunitense di importazione, tutt'altro che da sottovalutare. Jimmy Button ora vive a Chivasso insieme all'altro statunitense Danny Laporte, che vive ormai da tempo in Italia, si è sposato con una italiana ed è stato ingaggiato dal team Magic Bike di Giorgio Foy per disputare il campionato del mondo della 125. C'era molta attesa perché Jimmy Button ha parametrato le sue prestazioni durante gli allenamenti tenuti in California insieme a Bob Moore, e pare che battesse costantemente Bob Moore, e pertanto è stato autorizzato a pensare che se veniva in Europa a disputare il campionato del mondo, visto che Bob Moore lo ha vinto nella passata stagione, sicuramente avrebbe avuto anche lui le sue chance.
ma Button in questa prima mancia è partito male, poi ha recuperato fino a portarsi in sesta posizione per poi battagliare nella lotta abbastanza serrata per le prime posizioni con l'inglese Melin, l'altro italiano Dallago, ma comunque distanziati dal gruppo dei quattro piloti che abbiamo visto protagonisti di questa gara. Claudio Federici in fuga, imprendibile, e Puzzar, Camerlengo e Chiodi in lotta per la seconda posizione. Seguiamo le ultime fasi di questa prima manche, che sono la sintesi del confronto fra questi tre piloti in una scia molto sfumata e lontana, tracciata da quella che è la rivelazione di questo avvio di stagione, Claudio Federici. Eccolo, Claudio Federici che si porta verso il traguardo incrementando continuamente il suo vantaggio. Siamo ad un giro dalla conclusione, costante il rendimento anche nella fase finale di questa manche, queste manche tornate ad essere di 40 minuti più due giri, con qualche imbarazzo tecnico anche per i costruttori che hanno dovuto riadattare i serbatoi, poiché nella passata stagione i 30 minuti più due giri consentivano l'utilizzazione di un litro di meno di carburante. Quando si costruisce un mezzo molto sofisticato, anche un litro di capienza può comportare delle differenze non indifferenti nella sagoma del serbatoio, nella collocazione di alcuni componenti non di marginale importanza. Seguiamo comunque le fasi conclusive di questa prima manche, anticipando comunque quello che è stato il risultato. Lo vediamo nelle immagini con Claudio Federici che riesce a conquistare questa sua prima vittoria iridata nella classe 125 con 14 secondi e mezzo di vantaggio sui suoi inseguitori, che sono appunto Puzzar, Camerlengo e Chiodi nell'ordine. Alle loro spalle l'inglese Paul Melin con una Yamaha. Vediamo i mezzi dei piloti del quartetto di testa: Federici con la Yamaha, Puzzar con la Honda, Camerlengo e Chiodi con altre due Yamaha, quindi la Yamaha di Paul Melin. E in sesta posizione l'altro italiano molto atteso, Mauro Dallago, il vicentino, che già nella passata stagione si è esibito in prove piuttosto convincenti. Quindi in settima posizione Jimmy Button, in ottava l'ex campione del mondo Dave Strabosch, anche egli ha corso in condizioni abbastanza difficili, ha subito un intervento in anestesia generale nella passata settimana per eliminare un'infezione dietro al collo, quindi dovrà venire fuori anche Strabosch nelle prossime gare, probabilmente già in Spagna, ed è l'alternativa alla sfida Honda Yamaha che ha caratterizzato questa prima prova. Infatti Strabosch è in sella ad una Suzuki. L'altra alternativa è quella rappresentata da Michele Fanton, che con la Kawasaki si è piazzato al nono posto. Nella seconda manche, di cui vedremo fra poco le immagini, la situazione si è dimostrata più fluida. Ecco intanto l'arrivo degli inseguitori con, come abbiamo detto, con nell'ordine Puzzar, Camerlengo e Chiodi. La seconda manche, come abbiamo accennato, ha avuto uno svolgimento più fluido, naturalmente anche questa 40 minuti più due giri su una pista che ha conservato intatta tutta la sua spettacolarità, poca polvere, una pista molto ben trattata e molto ben organizzata la gara. E abbiamo visto Chiodi partire al via più veloce di tutti, quindi senza ostacoli tra il pilota bresciano ed il traguardo che non fossero i piloti immediatamente alle sue spalle, quindi pronti ad attaccarlo
e ad impedirgli la corsa trionfale verso la vittoria, ma Chiodi è riuscito a controllare bene gli inseguitori con il numero 10 alle sue spalle. Vediamo Massimo Bartolini con la TM, anch'egli protagonista di una buona partenza e che cerca appunto di sfruttare la scia dell'esperto Chiodi. Intanto vediamo Dupasquier, pilota francese, che cade, si rialza, ma giungerà poi molto attardato sul traguardo. Dicevamo di Massimo Bartolini, che nella passata stagione si è piazzato al 10° posto nella classifica del campionato del mondo della 125 e quest'anno ripete il tentativo con la TM. Certamente uno scenario molto affollato di piloti italiani, tutti molto ambiziosi e con concrete possibilità. Massimo Bartolini comunque cerca di attaccare di particolare interesse, direi entusiasmante, anche il fatto che Bartolini è in sella ad una moto italiana, appunto alla TM, costruita a Pesaro. Un inserimento questo particolarmente significativo e che gli appassionati seguono con grande passione proprio per questo motivo che si ripete nel motociclismo, del confronto tra le case giapponesi e le esperienze italiane di proporzioni infinitamente più piccole ma con pari possibilità, almeno sotto il profilo agonistico. Massimo Bartolini alle prese ora con il sudafricano Colin Dugmore in sella ad una Suzuki, che è stato protagonista non in queste immagini ma nella realtà di un episodio che ha tolto di mezzo Eric Camerlengo proprio nelle prime battute di questa gara. Dugmore, dopo aver urtato Camerlengo, si è buttato quindi all'inseguimento di Massimo Bartolini e di Chicco Chiodi, mentre Claudio Federici nelle immediate posizioni di rincalzo ha dato un'altra dimostrazione di concretezza e di capacità, cioè evitando di commettere bravate che potessero compromettere il senso di questa sua partecipazione al mondiale, che come sappiamo è molto lungo e quindi chiede certamente un impegno ai massimi livelli, ma soprattutto un impegno costante che non sprechi nessuna occasione. Dugmore quindi all'inseguimento di Massimo Bartolini, Massimo Bartolini che non è parente degli altri due Bartolini più famosi, Andrea e Walter. Walter era passato a gareggiare nella velocità, è tornato a gareggiare nel motocross, non si è comportato male, ha dimostrato di non aver perso lo smalto che lo aveva reso popolare e particolarmente atteso sulle piste di motocross italiane e nel mondo, certamente, e ancora deve recuperare la tenuta alla distanza. Massimo Bartolini ha poi dovuto cedere all'arrivo di Dugmore e di altri avversari, si è dovuto accontentare poi della 8ª posizione. Per quanto riguarda lo svolgimento di questa seconda manche, quindi con la fuga di Alessio Chiodi si è chiusa la disputa per la vittoria della manche. Dugmore si è piazzato al secondo posto difendendolo fin dalle prime battute, dal primo giro in poi è sempre rimasto al secondo posto. Terzo si è piazzato Claudio Federici, che pertanto conquista la vittoria nella prova d'apertura del campionato del mondo di motocross classe 125. Al quarto posto Alex Puzzar e pertanto nella classifica a punti, Alex Puzzar davanti a Jimmy Button, nella classifica a punti. Intanto abbiamo visto arrivare con soddisfazione del pubblico anche Federici. Nella classifica a punti Federici è a quota 35, Chiodi 33, Puzzar 30 e Dugmore. L'anno scorso è stato vice campione del mondo. Ciao, adesso dopo questa gara vediamo come andrà il campionato. Ecco, tu dici il favorito sarà Chicco Chiodi, il quale ha una Yamaha come la tua. Allora cos'è, anche più forte di te o forse solo più esperto? Ma la Yamaha sì, è come la mia,
però team diversi, specificamente. Sì, team diversi, io team De Carli, lui team Rinaldi, ma lui sì, sicuramente ha più esperienza di me, perché sono 4 anni che fa il campionato del mondo, io appena il secondo anno. Appena il secondo anno, però c'è da dire che nella gara d'apertura del Gran Premio d'Italia quest'anno hai subito vinto. Te l'aspettavi questa vittoria? No, io mi ero fatto un mio programma di arrivare nei primi 5 del mondiale, che è già tanto, però visto questa prima gara com'è andata, speriamo di arrivare più avanti del quinto, della quinta posizione. Anche De Carli ti spinga ad arrivare più avanti, ma se dovessi vincere non sarebbe niente male come risultato. Senti, ti volevo chiedere, ecco, come sei arrivato in questo momento ad essere a 19 anni, vogliamo specificarlo, in questo momento è il numero uno del motocross mondiale a livello 125. Qual è un po' la tua storia, brevemente? Beh, io ho iniziato a 5 anni a fare il minicross. Stiamo vedendo alcune tue immagini, sei con il numero 15. Sì. Ho iniziato da piccolo, a 5 anni, facevo il minicross e mi portavano a correre i miei genitori e da lì piano piano ho vinto qualche campionato regionale di minicross. Poi a 14 anni sono montato sulla 125, facendo qualche campionato regionale con Milani, Power Cross, qualche team del Lazio. E poi dopo, nel 93, ho fatto il campionato europeo 125, sono arrivato nella seconda posizione. E poi nel 94 mi ha preso sotto la sua ala De Carli. E ti sei lanciato nella grande avventura mondiale, che sta andando bene. Sì, l'anno scorso è stata la prima esperienza, ho fatto soltanto 5 prove del mondiale e sono arrivato alla 15ª posizione. Senti, hai detto dei tuoi genitori, sono stati molto importanti, spesso si pensa che invece i genitori tendano a non far correre con una motocicletta un proprio figlio, magari perché hanno un po' paura, invece i tuoi ti sono stati molto vicini, anzi ti hanno spronato. Sì, perché loro, è uno sport che piace anche a loro e porta molte soddisfazioni. A te ti piace, poi me l'hai detto prima, proprio sei appassionato veramente da quando sei bambino. Senti, una domanda, ma non siete un po' invidiosi magari dei vari Biaggi, che tra l'altro è romano come te, Capirossi, che sono sempre in prima pagina, guadagnano anche di più? Un po' di invidia c'è? Ma no, invidia non c'è, perché è uno sport più costoso e loro, cioè, il pubblico è un po' più appassionato alla velocità, è più uno sport più pulito. Motocross è fango, polvere. E grande passione. Ci vuole infatti tanta passione per il pubblico. Senti, ma tu giri per le strade di Roma sempre soltanto in moto? No, giro nelle strade di Roma con il motorino, perché la patente ancora non l'ho presa. Perché sei troppo giovane ancora. Sei un po' in ritardo però, eh? Sì, un po' che voglia. Anche quello, vabbè, allora avremo un motorinista, diciamo così, invece di un automobilista, però un grande campione, speriamo davvero, nel motocross. Allora, grazie a Claudio Federici, in bocca al lupo per il proseguo della stagione, e noi invece concludiamo, per modo di dire, il nostro pomeriggio sportivo con la Gand Wevelgem di ciclismo, il mondo di motocross classe 125 sulle pendici.